Buongiorno amici, Buongiorno a tutti. oggi facciamo colazione di nuovo fuori perché sta abbastanza bene. Sì. Abbiamo dormito bene anche Abbiamo stanotte. dormito bene anche stanotte, ma ieri sera a un certo punto gli dicevo a lui: ma c'è qualcuno che fischia, ma sembra che stanno giocando a calcio. Invece erano degli uccelli che sembravano degli arbitri di calcio. No, bellissimo, ieri sera è stato troppo forte. Facciamo una colazione con il tè e ancora ci abbiamo la crostata che abbiamo fatto Sì. primo giorno quando siamo partiti. Siamo Sì. fatti una bella crostata e ce la siamo portati dietro. Queste Que sono le que ultime sono fette. le ultime fette, quindi ce le dobbiamo godere appieno. E il piano di oggi è andare verso nord. Non sappiamo se andare a Telegraph Cove oppure fermarci prima in questo lago che è molto molto bello. Non sappiamo se farlo adesso o al ritorno. Comunque lo faremo in Vediamo. entrambi i casi e Sì. vediamo. Niente, mettiamoci in Adesso marcia. facciamo colazione. Allora, siamo pronti a partire. Mara si è scordata di chiudere tutti i cassetti Come come al sempre. solito, quindi. Sì, allora abbiamo avuto una bella chiacchierata con una coppia, lei canadese, lui origini tedesche, e ci hanno raccontato che nel 1985, giusto ho detto? Sì. 85-86 hanno girato l'Europa in bicicletta per Per un un anno. anno, sì, è stata una È bella, stata una bella bella chiacchierata, chiacchierata, sì. anche perché hanno parlato benissimo dell'Italia, sono stati in Sì, Italia e dicevano in Italia, ci dicevano sempre mangia, mangia, mangia. quindi è Quindi ha stato. detto che gli italiani sono molto ospitali. Quindi dai, abbiamo una bella Una buona reputazione fama. all'estero, manteniamola tale. Sì, quindi adesso guardiamo la nostra cartina e vediamo dove andiamo, no? Allora, in teoria, in pratica, Dove mi siamo. porta il mio navigatore questa mattina? Allora, buongiorno Danilo. Oggi ti porterò a Telegraph Cove. Quindi, sì, andiamo circa 100-120 km. Ok. Una centinaia di chilometri e andiamo su a Telegraph Cove, un piccolo villaggio di pescatori. Vediamo. Teoria ci dovrebbe essere un parcheggio, Telegraph Cove Resort Office. Forse questo è il parcheggio che ho segnalato. Ah, parking rates, addirittura. Allora, siamo arrivati a Telegraph Cove. Qua è tutto privato. Questo è il cartello che dice parcheggio a pagamento. Serve il biglietto. E quindi adesso Dani è andato a informarsi e vedere se dobbiamo pagare. Vediamo. Quindi che dicono? Sì, a quanto pare la stagione è ancora chiusa Perfetto. e quindi ci hanno detto che non è un problema, possiamo parcheggiare e andarci a fare un giro tranquillo senza pagare. A posto. Non so se è per il Covid o Ah. proprio perché la stagione non è aperta, però ok, Possiamo andiamo a fare un partire. giro. Perfetto. Quindi dai, qualcosa è andato bene. Avevamo letto che si trattava di un villaggio di pescatori e lo immaginavamo un po' più suggestivo e pittoresco. E invece sembra letteralmente una cosa fatta per turisti, con solo ed esclusivamente negozi e hotel per turisti, Sì. Sì, bar. bar e parcheggi tutti a pagamento. Diciamo che da qui partono le escursioni per vedere le balene, per vedere gli orsi, quindi insomma è una cosa prettamente turistica. Sì, Questo è il paesaggio che abbiamo. questo è il paesaggio che abbiamo davanti a noi. La cosa positiva è che c'è una pace assoluta e non sappiamo se è perché siamo a fine aprile e la stagione non è ancora iniziata oppure Sì. se è a causa del Covid. Fatto sta che siamo letteralmente
gli unici. Sì, siamo gli unici turisti. Turisti. Però abbiamo visto qualche personale dell'hotel che insomma stanno iniziando a pulire le stanze, quindi penso proprio per un fatto che siamo in bassa stagione in questo momento. Probabilmente riapriranno a maggio o a giugno, perché stanno organizzando tutto per la stagione, quindi non credo c'entri il Covid. Sembra un villaggio post-apocalittico. Abbandonato, non c'è assolutamente nulla. E noi siamo le uniche due specie rimaste in vita. Siamo sopravvissute alla pandemia, perché davvero non c'è nulla, non c'è niente, non si sente nessuno. Era ai tempi. Sì, adesso siamo nel villaggio antico e quindi ci sono tutte le case costruite 100 anni fa circa. Sì, invece adesso tutte queste strutture sono adibite a una sorta di albergo. Delle stanze. Sì, molte sono alberghi, molte sono dei ristorantini. Questo è un ristorantino. Salmon barbecue. E qua dove cucinano il salmone. E questo è un ristorante. Ristorante caffè. Sì, insomma, hanno utilizzato tutte le vecchie strutture. Sì, addirittura. Sì. Per fini turistici, ecco. Siamo arrivati alla fine del villaggio e qui è da dove partono i tour delle balene. Diciamo che qui qualcuno ci ha costruito, quindi questa parte è proprietà privata, non questa dove stiamo camminando in questo momento, però in effetti queste persone hanno costruito la casa dove c'è la vista migliore. Diciamo che i ricchi arrivano a costruire dove... castelli. Bello. E davanti alla vista. Davanti alla vista, sì. Cioè praticamente è un piccolo centro residenziale di ricchi, ricchissimi, sì. Che sicuramente hanno le seconde case perché non ci vive nessuno. Il cammino di fuori. Forse qui ci vive qualcuno. È tutta proprietà privata. Siamo obbligati a tornare indietro e non sappiamo cosa fare in realtà, perché credevamo che ci fosse una bella camminata intorno, sì, al villaggio. Una bella camminata, non c'è niente. Non c'è niente, invece non c'è assolutamente nulla. I tour operator che fanno il whale watching, quindi vanno in mare a vedere le orche, le balene, sono chiusi. Non ci sono
Non c'è assolutamente niente. Quindi un po' delusi, ecco. Sì, il tour di Telegraph Cove finisce qui. Ma che dire? Abbiamo speso una mezz'oretta intorno al villaggio e la nostra modesta opinione non ci ha fatto impazzire. Non ci ha fatto impazzire. Abbiamo visto posti migliori, villaggi di pescatori, realmente villaggi dove vivono i locali. Invece qui sembra più che altro un piccolo paesino turistico, aperto solo al turismo, non ci vive nessuno, non ci sono locali. È tutto in funzione del turismo, quindi ci sono tutti questi parcheggi giganti, tutti sì, a pagamento, resort, bar, tutte quelle casette storiche del paesino non sono abitate, no. Sono semplicemente in funzione del turismo, sì. Quindi non ci ha fatto impazzire, onestamente. No, ad essere sinceri no, però vabbè. Sì. Quindi ripartiamo. Dopo la visita a Telegraph Cove ci spostiamo un po' più a nord per trovare un posto dove poter dormire. Sì, che sia carino. Come potete immaginare, a Telegraph Cove non si poteva dormire, a meno che non andavamo in qualche campground, ma credo che erano anche chiusi in questo periodo. Quindi ci vogliamo spostare un po' più verso nord, cercare qualcosina sempre lungo l'oceano. Arrivati. In teoria questo è il posto dove tecnicamente dormiamo stasera. Adesso viviamo un pochino. Vediamo un po' com'è qui intorno. Sì, no, magari è giù ancora, non siamo ancora arrivati. Prima vado a controllare a piedi se è fattibile arrivarci con il nostro van. Sì. Possibile arrivarci. Com'è, fattibile? Sì, infatti bello. Sì. Ok. Io vado già a piedi e okay. Faccio strada.